Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa splendida giacchetta che io ho deciso di chiamare Vento d'autunno. Per poterla realizzare ho utilizzato uno dei miei filati preferiti. Chi mi conosce lo sa, è il filato Alice, che ho utilizzato già per fare tantissime creazioni, ma è uno di quei filati che uno non smette mai di voler usare per creare qualcosa. Ho realizzato delle maglie, dei vestiti e questa volta ho deciso di concentrarmi su questa giacchetta. Il colore che ho scelto di utilizzare è il codice numero 7, che è questo fantastico mattonato. È un colore che è perfetto per me per poterlo indossare su molti miei outfit, ma non vi preoccupate perché sul sito ci sono veramente tantissimi colori e sebbene due o tre siano finiti, non vi preoccupate perché a breve torneranno disponibili. Però guardate qui che colori. Vi dico anche che questa giacchetta in realtà potreste trasformarla anche in una maglia e in quel caso potete utilizzare anche colori più accesi come questo fantastico verde, ma ripeto, sul sito trovate tantissimi colori e non c'è da attendere tantissimo per poter ricevere i colori che sono in questo momento esauriti. Per poter realizzare questa giacchetta io ho utilizzato 250 grammi, ma dell'ultimo gomitolo ne ho utilizzato veramente poco. Mi è fin servito per fare gli ultimi giri di una manica e il bordino di rifinitura della giacchetta. Quindi questi 250 grammi sono perfetti anche per una taglia M, mentre per una taglia LXL aumentate di un gomitolo, quindi 300 grammi. Ricordatevi che Alice ha un ottimo metraggio, sono 300 metri, quindi non c'è bisogno di andare a prendere troppi gomitoli in più. Questo se la volete fare uguale alla mia. Se invece la volete fare lunga, quindi uno spolverino, in questo caso vi consiglio di aumentare di almeno uno o anche due gomitoli a seconda della vostra taglia e di quanto desiderate farla lunga. La lavorazione è semplicissima, sono due giri che vanno sempre ripetuti, ma la tecnica è quella del rettangolo, ossia sono andata a fare due rettangoli che partivano ognuno parte dalla vita avanti e va fino alla vita dietro, quindi le catenelle iniziali sono appunto la lunghezza avanti e indietro della giacchetta, che sono poi andata a cucire questo rettangolo qui in basso e sono andata a lavorare in tondo la manica, lavorando sempre con lo stesso punto, ossia due giri che vanno ripetuti. Fatto un lato si va a fare l'altro in maniera uguale e poi si va a cucire dietro. Mentre davanti sono andata a fare un bordo di maglie basse, solo due giri, e ho rifinito il polsino con un giro di maglie basse, ma voi potete fare anche due se volete che vi richiami il bordino davanti. Potete fare anche più giri se volete fare il bordino più grande e mettere anche dei bottoni. Io ho preferito mettere una spilla in modo da poterlo indossare anche aperto, quindi senza i bottoni. Sapete che io sono più amante di questi tipi di lavorazioni che permettono di essere indossate anche senza chiudersi. Perché vi dicevo che potete fare anche una maglia, perché essendo cucita dietro potete cucirla anche avanti, quindi invece di fare il bordino andate a cucire avanti e quindi vi viene una bella maglia che potete indossare di più se preferite indossare le maglie piuttosto che le giacche. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desideriate realizzarla, e se è così mi raccomando mandatemi sempre le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca o maglia, in realtà sto ancora decidendo, io ho deciso di utilizzare il filato Alice. Lo sapete che io adoro Alice, ho fatto diverse creazioni con questo filato e questa volta appunto penso che farò una giacca, però vediamo alla fine se trasformerò la giacca in una maglia. Alla fine basterà una cucitura e vi spiego anche subito il perché. Andremo a lavorare a pannelli. Il primo pannello, le catenelle iniziali, io metterò 159 catenelle lavorando con l'uncinetto del numero 4 e mezzo, qui vi sto facendo vedere un piccolo campione. Comunque monterò 159 catenelle per avere una lunghezza di circa 100 cm. Il rettangolo deve essere lungo quanto volete che si allunga la vostra giacca o maglia, se decidete di fare la maglia. Io ho detto, ho preso 100 centimetri, che così posso essere sicura di poter fare sia una giacca che una maglia, e sono 50 centimetri per il davanti e 50 centimetri per il dietro, perché la giacca
Vi faccio vedere in questa maniera, mettendo così le catenelle che ho qui. Questo è il davanti, questo è il dietro e queste sono le nostre catenelle. Quindi deve andare dalla lunghezza che volete fare, passare per la spalla e andare dietro alla stessa altezza. Io per questo ho montato 159, avendo così una lunghezza di 100 centimetri. Vi dico che lavorerò con un centro del 4,5 e che la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 4, a cui vanno aggiunte 7 catenelle. Questo serve per avere l'inizio del giro uguale alla fine. Mi raccomando, quindi, se lo volete fare più lungo, se lo volete fare più corto, andate a misurare, io direi, dai fianchi avanti fino ai fianchi dietro, passando per la spalla, in modo da sapere quanti centimetri fare la vostra giacca. Io vi ripeto che nella mia giacca io ho deciso di fare 100 cm perché comunque non voglio una giacca lunga, deve essere una giacchetta corta, e in modo tale che se poi decido comunque di trasformarla in una maglia non è assolutamente un problema. Quindi andiamo a fare questo rettangolo, cui poi cuciremo e faremo la manica, e poi andremo a fare un altro rettangolo con la manica uguale e speculare. È una tecnica che abbiamo già utilizzato diverse volte. La lavorazione è semplicissima perché sono due giri che vanno sempre ripetuti. Io lavorerò con questo colore dell'alice, che è il numero 7, che è il mattone. Ma qui potete vedere che ci sono anche altri colori e sono arrivati molti colori, quindi vi potete sbizzarrire a fare questa giacca o la maglia, o fare due versioni, una giacca e una maglia, con il colore che più vi piace. Detto ciò, quindi vi mostro come andare a fare i nostri giri. Il primo giro consiste nel realizzare 3 catenelle che sono ossa prima maglia, 2 catenelle che sono ossa prima maglia alta. Salto la catenella di base, la prima, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta. Vado nella catenella successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, salto 2 catenelle, quello che farò adesso lo farò per tutto il giro. Entro nella terza e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle. Rientro un'altra maglia alta, salto 3 catenelle di base e si ricomincia da capo. Entro nella quarta e vado a fare maglia alta, 3 catenelle, rientro maglia alta, salto 3 catenelle e di nuovo ventaglio, ossia maglia alta, 3 catenelle, rientro maglia alta. Si saltano 3 catenelle e di nuovo maglia alta, 3 catenelle, si rientra e si fa la maglia alta. E bisogna fare questo per tutto il nostro primo giro. Quindi maglia alta, 3 catenelle, rientro maglia alta e si saltano 3 catenelle di base. Una volta fatto ciò, stiamo per arrivare alla fine del primo giro. Salto 2 catenelle e vado a fare le mie ultime 3 maglie alte. Quindi salto 2 catenelle e vado a fare una maglia alta, catenella successiva, seconda maglia alta, ultima catenella, maglia alta. E abbiamo terminato così il primo giro. Ricordatevi quindi che quando andate a fare le prime 3 maglie alte e le ultime, le catenelle di separazione devono essere 2, ma quando andate a fare i ventagli, le catenelle devono essere 3, quindi 3 ventagli e 3 catenelle. Questo è il primo giro. Ci giriamo e andiamo a fare il secondo giro. Per il secondo giro andiamo a realizzare 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta, prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Entro nell'archetto e vado a fare 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. E di nuovo archetto di 3 catenelle, vado a fare le mie 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5, e continuo quindi così per tutto il nostro secondo giro. 5 maglie alte in ogni archetto di 3 catenelle, e mi raccomando, non dovete fare alcuna catenella di separazione tra le maglie alte, nemmeno quando andate a fare le nuove 5. Andate direttamente nell'archetto e andate a fare le vostre 5 maglie alte.
Quindi, come potete vedere, sono due giri veramente semplicissimi. Voglio arrivare fino alla fine in modo da farvi vedere come rifare di nuovo il primo giro, siccome abbiamo una base diversa rispetto a prima che avevamo le catenelle. Quindi vado a fare le ultime 5 maglie alte nell'ultimo archetto, 2, 3, 4 e 5. E quindi andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due e tre. E abbiamo terminato il secondo giro, quindi dobbiamo riniziare a fare il primo e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra le successive due maglie alte. Prendiamo il filo, andiamo nella terza delle nostre 5 maglie alte e facciamo il ventaglio. Maglia alta, 3 catenelle, rientro maglia alta e direttamente di nuovo andiamo dove abbiamo la terza maglia alta e andiamo a fare il ventaglio. Maglia alta, 3 catenelle, si rientra maglia alta. Questi quindi sono i due giri che vanno sempre ripetuti. L'altezza del nostro rettangolo, che vi ricordo andrà in questa maniera, l'altezza del nostro rettangolo deve essere uguale alla lunghezza della vostra spalla più 2-3 centimetri, non di più, altrimenti vi cade troppo sulla spalla. Quindi se avete una spalla, non lo so, 27 centimetri, arrivate a 30 centimetri. Quindi ripetendo i giri, io naturalmente vi farò vedere, perché sto lavorando appunto la mia nella mia giacca, quanti giri sono andata a fare. Allora, ho terminato il mio rettangolo che vi ricordo è lungo circa 100 centimetri. Ho ripetuto i due giri per 8 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro. Mi raccomando, qualsiasi taglia siate, fate in modo di terminare con il giro con il ventaglio in modo tale che è più facile mettere il marcatore e poi andare a lavorare la manica. Ripetendo i due giri per 8 volte più di nuovo il primo giro, io ho circa 19 centimetri. Ricordate sempre che la larghezza del rettangolo deve essere la vostra spalla più altri 2-3 centimetri in più rispetto appunto alla larghezza della vostra spalla. Io direi per una taglia M di andare a ripetere i due giri per altre 2 volte, mentre per una taglia L andate a riprenderlo per 3-4 volte, taglia L XL per almeno 6 volte. Una volta terminato il nostro rettangolo, lo andiamo a piegare facendo combaciare i lati più corti in questa maniera, e mi raccomando, noi andremo adesso a lavorare la manica continuando la lavorazione verso il verso in cui stavamo già lavorando. Quindi io ho comunque spezzato il filo, ma continuerò a lavorare per questa parte, lasciando appunto quindi le catenelle iniziali nella parte che poi cucirò per cucire i due pezzi insieme, perché vi ricordo che questo è il nostro, appunto, qui andremo a fare la manica, quindi l'altro pezzo lo andremo a cucire dietro. Quindi a questo punto dobbiamo andare a mettere il nostro marcapunti. Allora, io ho lasciato liberi partendo da sotto sia avanti che indietro 12 ventagli, mettendo nel tredicesimo ventaglio il mio marcapunti. In totale, quindi qui ho 12 ventagli, quindi con il marcapunti dopo 6 davanti e 6 dietro. Questo mi permette di avere uno scalfo di circa 15 centimetri. Ed è perfetto per la mia taglia S. Per le taglie più grandi, allora taglia M, abbassate di almeno un ventaglio, quindi lasciate liberi solamente 11 ventagli, nel dodicesimo mettete in marca punti. Taglia LXL, scendete ancora. Naturalmente io vi consiglio, prima comunque di iniziare a fare la vostra manica, di mettere in marca punti e di provare, per provare, perché se lo scalfo poi è troppo largo non va bene, quindi mi raccomando, mettete in marca punti e provatelo. Detto ciò, quindi adesso andiamo a fare la manica, dove io lavorerò sempre con lo stesso uncinetto, lo stesso filato. Lavorerò sempre con l'uncinetto del 4 e mezzo e mi aggancio subito sia nel ventaglio avanti che nel ventaglio dietro con il mio filo e l'uncinetto. Quindi prendo il filo ed esco e vado a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. Vado nel ventaglio dietro e vado a fare altre 2 maglie alte, una e due, sempre nel ventaglio dove ho messo in marca punti. Poi vado a lavorare come ho sempre lavorato, quindi vado a fare 5 maglie alte all'interno dell'archetto di 3 catenelle, 4 e 5.
E continuo a lavorare così per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare poi il successivo. Sto per terminare il giro, vado a fare due maglie alte nell'archetto dove ho il mio marcapunti, quindi una e due, e quindi come potete vedere ne abbiamo 5 perché ne abbiamo due avanti, una che ha preso tutti e due i ventagli e due dietro, quindi vado nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima e posso andare a togliere il mio marcapunti. Iniziamo il secondo giro e andiamo a fare 3 catenelle, che sono stramaglia alta, e poi andiamo direttamente sulla terza maglia alta del gruppo di 5 e andiamo a fare il nostro ventaglio. Maglia alta, 3 catenelle, rientriamo maglia alta e andiamo a fare questo per tutto il nostro, in questo caso, secondo giro, perché il primo giro era stato l'altro. Quindi questo adesso è diventato il nostro secondo giro. Io farò tutto il secondo giro, vi farò vedere come terminare e come riniziare poi a fare il nostro primo giro. Sto per terminare il mio secondo giro, ho fatto l'ultimo ventaglio, rientro nella terza catenella dove ero entrata prima e vado a fare una maglia alta, catenella, prendo il filo, entro nella terza catenella che è la mia maglia alta e vado a fare una maglia alta. E a questo punto si ricomincia col primo giro, vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro altre due maglie alte. E poi vado a lavorare normalmente 5 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle. Naturalmente qui terminerò il giro facendo le ultime due maglie alte all'interno dell'archetto e poi si ricomincerà con la maglia alta come abbiamo fatto il secondo giro. Quindi questi sono i due giri che vanno sempre ripetuti. Io naturalmente vi farò sapere quante volte sono andata a ripetere i due giri per fare la lunghezza della manica. Ho terminato la manica, ho ripetuto i due giri per 16 volte e poi sono andata a fare un giro di maglie basse. Vedete, ho fatto l'ultimo giro, il secondo giro che è quello con il ventaglio. All'interno di ogni ventaglio sono andata a fare 3 maglie basse in modo tale da stringere un po' il polso, quindi ma non tantissimo, giusto un po', e per rifinirlo, visto che ho terminato appunto con i ventagli e non con le 5 maglie alte. In totale la mia manica è lunga 40, ecco qua, così si vede meglio, è lunga circa 44 centimetri. Adesso andrò a fare un altro pezzo. Ah sì, poi sono andata, scusate, mi sono dimenticata di dirvi, una volta finita la manica sono andata a cucire passando appunto tra le catenelle e le maglie alte, quindi semplicemente filo avanti e indietro, niente di più, avanti e indietro in questo senso, ho cucito la parte sotto della manica. Ora andrò a fare un altro rettangolo uguale, quindi monterò lo stesso numero di catenelle, farò lo stesso numero di giri, farò lo stesso numero di giri anche per la manica. Una volta finito anche l'altro pezzo, li andrò a cucire insieme, cucendoli dietro e poi decido se fermarmi e fare quindi una giacca, trasformare questa giacca in una maglia e quindi andare a cucire anche sul davanti. Vedrò cucita dietro come mi piace, se la so, se sono convinta di sfruttarla più come giacca che come maglia, quindi adesso deciderò. Andrò a fare prima il secondo pezzo e poi vi farò sapere. Allora, ho terminato anche il secondo pezzo, vedete il rettangolo e la manica, e sono andata a cucirlo dietro. Nel cucirlo dietro io ho cucito per 35 centimetri, lasciando liberi, ve lo dico subito, 12 centimetri circa. Ora, per una taglia più grande rispetto alla mia, mi raccomando, cercate di lasciare almeno un 10-12 centimetri, proprio perché così la giacca non vi tira dietro. Ora, io ho deciso di lasciare la giacca. L'unica cosa che farò adesso sarà sempre con l'uncinetto del numero 4 e mezzo andare a fare un giro di maglie basse, e in questo caso andrò a fare 3 maglie basse in ogni archetto che vedete qui, in modo tale da richiamare comunque il bordino delle maniche, mentre sotto invece lo lascerò così perché, come possiamo vedere, abbiamo appunto le 3 maglie alte in orizzontale. Quindi l'unica cosa che adesso farò sarà appunto questo bordino e poi anche questa giacca sarà terminata.